Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Continuiamo a parlare di magia nel D20 System e, dopo tanta teoria, oggi ritorniamo alla pratica. Come tutto quello che riguarda il combattimento all'interno del D20 System, anche gli incantesimi sono legati alla griglia quadrettata. Questo li rende ancora più ostici e macchinosi di quello che già normalmente è il D20 System. Quindi oggi vediamo di andare a risolvere alcuni dei dubbi più comuni. Il D20 System nelle sue varie incarnazioni comprende centinaia, se non migliaia, di incantesimi tra Dungeons & Dragons, Pathfinder e altri sistemi. Prenderli in considerazione tutti sarebbe qualcosa di demenziale. Quindi oggi, per quando serviranno qualche esempio, prenderemo in considerazione solo l'incantesimo più amato da grandi e piccini. La palla di fuoco. Non tutti gli incantesimi sono ugualmente lunghi e complessi da castare. Alcuni richiedono delle liturgie molto pesanti, altri solo qualche secondo. Questo nel gioco è reso con il tempo di lancio. La maggior parte degli incantesimi prevede come tempo di lancio un'azione standard, non differente da un attacco con un'arma. L'incantatore può quindi fare la sua azione di movimento in quel round. Il mago, ad esempio, potrebbe muoversi per vedere meglio il nemico e poi lanciare la sua palla di fuoco. Oppure lanciare la palla di fuoco e poi andarsi a mettere in copertura per sfuggire eventuali rappresaglie. Un incantesimo con tempo di lancio immediato viene lanciato come azione gratuita, lasciando quindi l'incantatore libero di agire normalmente durante il round. Volendo, potrebbe anche lanciare un secondo incantesimo. Questa è un'eccezione alla regola che prevede un solo incantesimo per round. Ma non è comunque possibile lanciare più di un incantesimo gratuito per round. Incantesimi molto complessi potrebbero avere come tempo di lancio anche un round completo o anche più di un round completo. In questo caso l'incantatore non potrà fare altro che castare per tutta la durata del tempo di lancio. Se dovesse fare altro, perderà l'incantesimo. L'incantesimo avrà effetto subito prima del turno dell'incantatore, il turno dopo l'ultimo round di casting. Ad esempio, se l'incantesimo avesse tempo di lancio 3 round, l'incantatore dovrà passare 3 azioni di round completo a incanalarlo e l'effetto si risolverà subito prima del suo quarto turno. Tutte le decisioni che riguardano l'incantesimo comunque vanno prese nel momento in cui l'incantesimo ha effetto. Quindi l'incantatore non dovrà preventivamente stabilire quale sia il bersaglio o la distanza di lancio, rischiando che questo si sposti o che un alleato entri nell'area, ma deciderà tutto quando l'incantesimo si risolve, nel nostro esempio subito prima del suo quarto round. Sempre parlando di distanza, un altro dei descrittori fondamentali degli incantesimi è il raggio, ovvero quanto lontano o quanto vicino gli incantesimi possono colpire. Gli incantesimi con raggio lungo possono colpire fino a 120 metri più 12 metri per livello dell'incantatore. Gli incantesimi con raggio medio colpiscono a 30 metri più 3 metri per livello dell'incantatore, e gli incantesimi con raggio corto colpiscono fino a 7,5 metri più 1,5 metri per livello dell'incantatore. La nostra palla di fuoco è un incantesimo con raggio lungo, quindi colpirà a 120 metri più 3 metri per livello dell'incantatore.
che effettivamente è una distanza che sulla griglia è molto difficile avere realisticamente. Diciamo che in molti casi si considera che la gittata sia fondamentalmente illimitata, anche perché a più di 120 metri, diciamo anche 150 metri, perché un mago di primo livello non potrebbe lanciare una palla di fuoco, molto probabilmente sarebbe anche difficile vedere effettivamente il proprio bersaglio, a meno che non stia camminando tranquillamente in campo aperto. Quando si calcolano queste distanze, bisogna ricordare che, come nel caso del movimento, se la distanza è calcolata sulla diagonale, il primo quadretto conta 1,5 m, il secondo quadretto 3, il terzo 1,5 m, il quarto quadretto 3 e così via. Un incantesimo che abbia una gittata di 12 metri sarebbe lungo 8 quadretti se fosse calcolato perpendicolarmente, ma solo 5 se fosse calcolato diagonalmente. Ci sono poi incantesimi che non si allontanano affatto dall'incantatore. Gli incantesimi con raggio contatto devono essere lanciati su un bersaglio che l'incantatore stia effettivamente toccando, normalmente eseguendo un attacco di contatto in mischia. Di conseguenza, il bersaglio deve essere in una casella adiacente e raggiungibile dall'incantatore. Gli incantesimi con raggio personale sono quelli con la gittata più corta in assoluto perché possono essere lanciati solo sull'incantatore stesso e su nessun altro per quanto possa essere vicino. Ovviamente l'incantatore non deve bersagliare solamente se stesso o chi gli sta intorno. Molti incantesimi, tra tutti lo charm su persone, si limitano a bersagliare una singola creatura all'interno del proprio raggio d'azione. Altri invece, come gli incantesimi di teletrasporto, hanno effetto su un numero prefissato di creature. Questo numero potrebbe anche aumentare di pari passo col livello dell'incantatore. Potrebbe però non essere semplicemente il numero delle creature da prendere in considerazione, ma i loro dadi vita. L'esempio classico è Sonno. L'incantesimo influenza un numero di dadi vita di bersagli, non un numero di bersagli. In casi come questo, le creature con meno dadi vita vengono influenzate per prime. E se una creatura ha più dadi vita di quelli che restano, non viene affatto influenzata. Alcuni incantesimi, infine, si limitano a bersagliare tutte le creature all'interno di un'area, o tutte le creature di uno specifico tipo all'interno di un'area. L'area, chiamata anche propagazione, è l'ultimo descrittore importante per gli incantesimi che non hanno un bersaglio specifico. Indica appunto che l'effetto dell'incantesimo va a influenzare una serie di caselle e tutte le creature che gli stanno sopra, o anche le caselle stesse in alcuni casi. L'area più semplice è la linea. Un incantesimo con area lineare, come fulmine, colpisce tutte le creature che si trovino su una casella entro il suo raggio. L'incantesimo con area cono influenzano tutte le caselle in un triangolo alto quanto il loro raggio, il cui vertice superiore normalmente è centrato sull'incantatore. La nostra palla di fuoco invece ha come descrittore di area esplosione, ovvero una sfera che influenza tutte le caselle in un raggio. Il centro di questa sfera deve essere un punto, ovvero l'angolo tra quattro quadretti, che sia entro il raggio dell'incantesimo. Per questo video è tutto. Nel prossimo video prenderemo in considerazione come difendersi dagli incantesimi sulla griglia tattica, in modo da finire l'argomento sistema Vanciano e griglia prima della pausa estiva. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale.
Se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nell'area di discussione qui sotto. Se non volete perdervi i prossimi video, schiacciate sulla campanella se volete che vi arrivino le notifiche. Io sono il Master Kae. Noi ci vediamo nel prossimo video. Sì, ciao. Senti, noi ce l'abbiamo un estintore in casa.